Silvio Berlusconi da tanti anni sognava di poter postare questo tweet sulla foto che lo ritrae sorridente, una sola parola a caratteri cubitali. Finalmente, corredata poi con la ormai celebre firma, la firma che milioni di italiani conobbero quando fu apposta dal cavaliere a margine del contratto con gli italiani, lo ricordate, in una storica puntata di Porta a Porta. Sopra, appunto, alla foto, il testo. Finalmente assolto dopo oltre 11 anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali, e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte. Il verdetto, insomma, è stato inequivocabile, assolto perché il fatto non sussiste, proprio come richiesto dai difensori di Berlusconi, gli avvocati Federico Cecconi e Franco Coppi. È da sottolineare poi come questa sia di fatto la formula più ampia di assoluzione. Ricordiamo che l'imputazione era corruzione in atti giudiziari ed il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni di reclusione, oltre a un'ammenda di 10 milioni di euro per il cavaliere. Infine va sottolineato che Berlusconi era già stato assolto con la stessa formula anche in altri due filoni dell'inchiesta dai tribunali di Roma e di Siena. Chiusa la vicenda? Beh, processualmente sì, ma ci potrebbe essere una coda, in quanto Forza Italia pare sia intenzionata a chiedere, e qua voglio essere preciso, la immediata calendarizzazione della proposta di legge sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso politico della magistratura, per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie usate come arma di scontro politico. Intervistato in merito, l'onorevole Pier Ferdinando Casini ha dichiarato: Berlusconi assolto, tutta la politica si accontenta. Niente commissione d'inchiesta, oggi c'è bisogno di pacificazione. Ma io mi chiedo, in che senso c'è bisogno di pacificazione? E caro Casini, vuole per caso intendere chi ha avuto, ha avuto, ha avuto e chi ha dato, scordamme, ci ho passato, perché così non funziona. Cioè, chi ritiene di aver subito una vessazione, un sopruso, deve avere il diritto di far totale chiarezza su quanto è accaduto, perché naturalmente io non conosco nulla della vita di Berlusconi, quindi adesso sto parlando in generale. Ma se una persona è convinta di aver subito un sopruso, in uno stato di diritto, ritengo appunto abbia il diritto di rivalersi nei confronti di chi a suo parere lo ha ingiustamente esposto al pubblico ludibrio. E c'è una persona, poi, per la quale questa assoluzione è vista, non so come spiegarmi, ovviamente mi sto riferendo a Marco Travaglio, il quale ha pubblicato un articolo che, non lo so, io veramente trovo inammissibile. Guardate, io non sono di quelli che dicono che le sentenze non vanno commentate. Personalmente non troverei nulla di male nel fare delle considerazioni, delle valutazioni anche sulle sentenze dei tribunali. Però quell'articolo pubblicato da Travaglio non è un'analisi seria e obiettiva della sentenza. È un vomitare bile.
Cioè, sentite come inizia quell'articolo appunto che Marco Travaglio ha pubblicato sul Fatto Quotidiano Extra. Indignarsi perché un potente viene assolto per aver fatto cose che, anche divise per un milione, porterebbero chiunque altro all'ergastolo. Ormai è inutile indignarsi. Cioè, no, guardate, non si possono scrivere certe cose. Oltretutto, veramente, così Travaglio non solo fa una bruttissima figura, ma dimostra la sua totale ipocrisia e malafede. Cioè, se il pubblico ministero, per l'ipotetico reato del quale veniva accusato Berlusconi, chiede una pena a 6 anni di reclusione, come può Travaglio dire che il Cavaliere ha fatto cose che anche divise per un milione porterebbero chiunque altro all'ergastolo? Basta questo per essere totalmente screditato. Ma questo poi è solo l'inizio dell'articolo. Ciò che vomita Travaglio sui giudici che hanno emesso la sentenza è semplicemente inammissibile. Li apostrofa dicendo che sono persone che, queste, guardate le testuali parole, che prima decidono di assolvere il colpevole, poi si arrampicano sugli specchi per cercare uno straccio di motivazione. Personalmente, se io fossi un giudice che ha emesso quella sentenza, non ci passerei sopra ad un'affermazione di tale gravità. Ma ripeto, non sto a riportarvi tutto l'articolo di Travaglio, ma è davvero inqualificabile. Arriva a definire la sentenza la comica finale. E aggiunge che il tribunale lo ha assolto con tutte le testimoni prezzolate. Cioè, io ritengo che mai nessun giornalista prima d'ora si sia arrogato il diritto, non dico di commentare una sentenza, questo, ripeto, non è commentare una sentenza, questo è ergersi a unico e inappellabile custode della verità assoluta, in spregio naturalmente ai principi della giustizia. E come per la finale, Travaglio conclude l'articolo invitando gli italiani a darsi da fare perché, e qua riporto sempre le sue parole, delinquere, pagare testimoni e complici per fregare i giudici non è più reato. Cioè, guardate, ho certamente sbagliato definendolo questo articolo un vomito di bile, nella realtà è molto peggio. Insomma, questo non è giornalismo.